Allora, attenzione, via! Allora, Cristaps, bentornato. Grazie. Com'è stato queste 2 settimane, 3 anzi, fuori dal campo? Quanto hai sofferto? No, un po' duri perché non mi piace guardare... non mi piace guardare quando la ragazza gioca senza me, anche io voglio allenarsi sempre, è la mia mentalità che voglio lavorare sempre e fare bene per la mia squadra. È la prima volta nella tua giovane carriera che ti sei infortunato o hai avuto altri problemi magari in passato in altre squadre? Ho avuto qualcosa piccolo, ma questa è prima volta. Speriamo sia anche l'ultima. Come hai visto il Parma quest'oggi? Oh, secondo me ha giocato molto bene, molto cattivi, no? Giocato veloce e mi è piaciuto. Ma questo è amichevole, primo campionato e devi giocare meglio ancora, perché c'è tempo ancora per migliorare prima del campionato. Ecco, anche oggi hai fatto vedere una delle tue capacità che abbiamo visto anche l'anno scorso, ovvero magari sei impegnato poco, ma quando tirano verso la tua porta tu comunque ci sei, sia sul tiro di Gonzales che poi sul tiro ravvicinato nel primo tempo. No, io sono sempre concentrato, perché se io sono non concentrato dopo Hermes capito? Quindi se io sempre stavo concentrato e voglio parare tutto, anche se tira da 1 metro voglio parare. Io sono una persona che non piace perdere, voglio vincere sempre anche in amichevole. L'anno scorso sei stato in nazionale di Serie D convocato, no? Quest'anno punti ad essere convocato nella rappresentativa di Serie C? No, vediamo, per me prima cosa è stare qua, anche nella mia nazionale devo giocare là. E vediamo se mi chiama, vediamo. Da questa prima amichevole con la squadra di Serie C, vuol dire che magari gli attaccanti sono diversi, più quotati in questa categoria? Sì, c'è tanti giocatori che hanno giocato in Serie B, si vede subito che giocatori forti, quindi meglio anche per noi che giochiamo contro questi giocatori lì, perché io sono giovane, c'è tanti altri giocatori giovani, c'è anche giocatori con esperienza. Così posso improvare. Si sente che sei migliorato anche nella lingua, quindi questo ti può anche migliorare il rendimento? Ho migliorato magari un po', io non voglio dire che hai migliorato tanto perché non voglio esagerare. Sì. Ecco, hai detto tu giustamente che sei giovane. In Serie D c'era l'obbligo di schierare 4 giocatori giovani. In Lega Pro questo obbligo alla fine non c'è, il Parma comunque punta su di te, tu da questo punto di vista sei più spaventato o più carico? Cioè ti fa più paura perché il portiere è solo lì in mezzo alla porta, come si sa, quindi hai più paura oppure sei più carico per fare gol? Io sono più carico sempre, in allenamento, in vita, in tutte cose. Io sono caricato come un NASA rocket, no? In vita. Sempre voglio giocare, se voglio farmi meglio, migliore. Io sono così, io non ce l'ho paura di niente, voglio far bene. Io ti chiedevo invece, intensità e atteggiamento in campo, sono un po' calati nella ripresa a tuo avviso? No, intensità oggi, no, intensità secondo me è buona oggi, ma ancora come ho detto prima devi migliorare molto secondo me. E ci sono questi margini, come li vedi? Margini, cioè che se si può migliorare o meno. No, secondo me non devi sbagliare facili cose, no? Cioè, dove devi giocare noi più semplice, secondo me. E la condizione fisica a che punto è? Siete già pronti per il ritmo partita del campionato? Secondo me sì, siamo pronti al 95%. Tanto tu devi correre poco, quindi. No, io devo saltare, anche un lavoro duro un po'.